C'è ancora Simona con telefonate, che richiesta c'è? Perché dobbiamo farle, dirle un po' in anticipo, altrimenti non riusciamo a improvvisare, visto adesso che sì, diventa, impapocchiamenti. Lo so, per quanto bravi capisco che tutto così di corsa, poverelli. Comunque... Che occhioni, Sassimo. Non mi faccia... No, io lo dico per suo marito, per suo marito, siamo molto contenti. Roberto... Sì, mi ha fatto arrossire sotto la cipria. Dice... Vabbè. Allora, la richiesta è per la notte piccola per noi. Beh, lei non ci crederà, signor Arbore, ha telefonato Ellen. Ellen chi è? Ellen Kessler, no! Ah, Ellen Kessler è una delle gemelle? Guardi, io non lo so se era uno scherzo, perché la gente certo si diverte pure. Però l'accento era tedesco, signor Arbore. Vabbè, qua cominciano gli l'accento scherzi. L'accento era tedesco. Meno male che non diamo la linea, ma voi potete soltanto colloquiare con la nostra Simona. Guardi, io ne sento di tutti i colori qua, guardi, veramente, perché gliele filtro, se no sapesse. Comunque, ha detto, se possiamo eseguirgliela, anche se, se manca la gemella, perché qui non ci sono, se tutti uomini ci stanno. No, anche... no, va bene, ma chi manca? Voglio dire che Silvia manca è sola. Manca Alice, certo, Silvia. Manca Alice, pensi che io non le distinguevo mai. Chi? Ma accorgevo di Ellen solo quando usciva con Umberto Orsini. Ah, sì. Perché se no non riuscivo a capire, erano talmente chi uguali. E chi sì, troppo uguali. Insieme, quindi dovevo aspettare che uscisse. Però l'altra mi pare che era fidanzato con Enrico Maria Salerno, non mi sbaglio. Sì, un periodo, ma quello era fidanzato con tutte, sempre. Perciò. Non si distingue neanche bene. Di... Senta, poi comunque c'è una richiesta molto carina. Allora, di... che canzone hanno chiesto? Sì, hanno chiesto La notte è piccola per noi. Ah, ecco perché le chiesto. Comunque, poi c'è questa signora, Antonella Bisceglia, di 29 anni, di Napoli, che dice, la dedico a mio marito perché da quando ci sono quelli della notte non ci ribattiamo più. Questo è male, questo è male, signore. Anche se non abbiamo ben capito che significa questa cosa. Sono sempre No, fare gesti, Armando, sempre che siamo in periodo elettorale. Non si, non si possono fare neanche questi gesti. Periodo elettorale, non si, neanche quello. Guardi, sono proprio maliziosi. Lo so, sono maliziosi. Ci scusi, Simona.